Ieri quando andavo da Bob a casa mi sono reso conto che ha cominciato a piovere, cioè, io penso ieri a Roma la pioggia l'ho presa solo io, c'è stato 10 minuti una grandine al volo così, no? Sono entrato e Bob era disteso su quel letto, bello, era bello pure così, insomma, anche in quello stato, no? Nel senso quando la persona poi finisce di vivere, eppure era bello anche in quel momento, cioè, me lo sono baciato, ho stretto la mano, ho visto queste foto accanto a lui di tutta la storia della Lazio, insomma, che bello, cioè, anche io penso che Bob tante volte mi rendo conto quello che ha fatto e forse non se ne rende conto nemmeno lui. Pensate che mentre andavo lì e chiedevo esattamente dove fosse questa via, fermandomi lì a quei bar a Ponte, tutti lo conoscevano, parlavano solo di Bob, cioè, anche quelli della Roma, i tifosi della Roma, ma che Bob passava sempre qui, poi capisci, sempre quando poi diciamo una cosa alla Lazio ci mandava subito a quel paese. Era il minimo che vi meritate, cioè, perché Bob poi dicono bene tutti, ah Bob, hai visto? Poi dice però quando poi perdeva a Roma era lui che andava, perciò si attaccava con tutti, sempre simpaticamente, perché un uomo così, ma che gli vuoi dire? Quando c'era il vecchio mercato a Ponte Milvio, poi non è stato tolto qualche anno fa, Bob stava sempre lì, si rompeva le scatole a tutti. Mi ricordo che mentre salutava, prendeva un arancio, lo mangiava davanti al fruttivendolo, adesso pretendi poi anche i soldi, vero? È un onore avermi qua, ricordati. Anzi, paga anche il caffè, che sono già da ieri che non lo paghi. Che poi Bob era anche uno di quelli che non si lascia, offriva sempre anche lui, cioè non era, era insomma bello, bello veramente. Ad un certo punto, tanto saluto Paolo che è qui accanto a me, saluto Giorgio che sta lavorando alla grande dietro le quinte, come al solito, perché mi sta raccogliendo tutti questi momenti belli. Arriva una telefonata, sentiamola, perché è un tecnico che ha voluto veramente bene a Bob, no? E infatti l'ha detto anche Bob ad un certo punto stamattina, non so se l'avete sentito tra le righe, di un certo allenatore che veramente somiglia a Tommaso. E poi detto da Bob, mi fido, perché tanti hanno detto arriva uno, fa 2, 3, 4, somiglia a Tommaso Castelli. No, lui caratterialmente era anche un po' così. Sentiamo. Il più grande allenatore della storia per te è stato Tommaso. Tu hai detto, questo è un allenatore che sicuramente potrà ripercorrere. Ce l'abbiamo in diretta, ti vuole salutare e farti gli auguri. Buongiorno mister. Buongiorno a voi. Ma veramente ciao Delio. Sì, è vero. Ma com'è lei? Ma 70, che li stai pigliando in giro? No, sono 80. Ne fai 70, no? Vabbè, diciamo. Oh Bob, tanti auguri, eh. Grazie. Un abbraccio, ma veramente di cuore, anche perché te lo meriti. Stavo dicendo che ogni tanto vengo a trovarti, a disturbarti, eccetera, mi accogli sempre con molto affetto lì a Formello. E spero quando torni. Aspetta un attimo, sì. Quella è casa tua, sono io che sto in casa tua. Hai capito? No, non è che io accolgo te. Sei tu che accogli me. Non è vero. La Lazio è casa tua. Ti ringrazio, Delio, guarda. Sempre, anche Stefano mi parla sempre di te, che è una persona straordinaria, mio figlio. Io ti ringrazio perché ti ho conosciuto, vieni e lo fai con maniera discreta e soprattutto vedo che sei uno di quelli che ci tiene alla squadra. È vero. Bene, grazie tante. Grazie soprattutto a te per essere così e sempre forza Lazio. Grazie tante. Mister Delio, grazie di cuore, grazie. Perché lui ce l'aspettava, però non arrivava questo momento, perché so che stai lavorando, non ti vogliamo rubare altro tempo, però davanti al grande Bob era giusto che ci fosse anche Delio Rossi, perché abbiamo sentito il sindaco. È il minimo che potevo fare per Bob. Grazie, veramente carino sei stato. Ciao, grazie mister. Ciao, grazie Delio, grazie. I was a sculptor, but then again, no. Fateci caso, in tutte le telefonate che ha ricevuto cercava di congedare perché lui paradossalmente sembra estroverso ma un timido. Lui tutte le volte, ma no vabbè non ti preoccupare, mi stai pagando per gli auguri, sì, ma ciao, vai via, non mi fare gli auguri. Lui cercava sempre in quelle telefonate di grazie, ma avete fatto troppo, ma adesso basta, quasi volesse andare pure via dalla trasmissione, tante volte stava qui, ma che fate, ne vai qui, dai,
dai, me ne va, perché dai, perché si emozionava, perché era uno che i complimenti, queste cose le soffre. Io tutte le volte che lo vedo, oh ciao, perché poi gli dico tutto, grande Bob, e lui queste cose, sì, vabbè, dai, non rompi quello, questo grande Bob, mettiti seduto, parliamo. Cioè, ecco, questo è Bob. Io tutte le volte che lo incontravo, quasi ogni settimana, lui, Stefano lo sa, il figlio, in quale posto di Roma, dove andava spesso, da Gianluca, da Severino, insomma, con Giuliano, allora, dobbiamo vincere domenica. Se lui non dice mai una parola fuori posto, ossia, mai una parola contro, sempre a favore, sempre cercare di unire, sempre di rimediare, di recuperare, di essere ottimisti. Se, e poi, lo sai che è bravo quello. Pensa, quando ha parlato di Ledesma, Ledesma ieri è stato straordinario, Cristian, gli ha mandato subito un telegramma, un mazzo di fiori, c'è. Perché Ledesma poi l'ha incontrato e lui gli è andato incontro, Ledesma all'esame gli ha fatto subito i complimenti, gli ha detto ah, sei un ragazzo serio, ma lui poi lo faceva con tutti. È normale che ci sono dei momenti dove, ecco, cioè, proprio sul sito ufficiale, che andiamo, sì, di Cristian Ledesma, ecco, sei stata, allora, sei stato uno delle prime persone della Lazio che ho conosciuto, uno dei primi a stringermi la mano e a incoraggiarmi anche quando tutto andava storto. Uno sguardo che non dimenticherò mai e che ho avuto l'onore di incrociare. Io che in confronto a te non sarò mai nessuno. Ciao grande Bob, tuo Cristian. Beh, poche parole, ma Ledesma, Cristian ha fatto veramente una cosa meravigliosa. Ecco, perciò attenzione quando poi se ne va una persona, no? Sì, però tante volte, mamma mia, no. No, no, io sfido chiunque a chiamarci e a dire che Bob abbia, non so, invito con qualcuno, se un vero signore, se non esistono più, non ci sono più, ecco perché non perdiamo un grande sportivo, non perdiamo un grandissimo laziale, perché di laziale ce ne sono stati tanti, ma un grande uomo, sia una figura unica nel suo modo di vivere, ecco perché, porca, ieri quando mi ha chiamato Giuliano volevo non rispondere a quel maledetto cellulare che insisteva, dice, ma Giuliano lo sa che sto in diretta, perché mi chiama Giuliano? Perché mi chiami? Era meglio che non mi chiamavi. L'altra sera ci siamo visti, poi lui si faceva sempre un cucino di vino rosso che non doveva fare, ricordo, sì, però poi si allontanavano, chiamano il cameriere, lasciamo un goccino, perché dai, che la vita è già così, vabbè, io non ho detto niente, il cameriere può venire, che poi, ma giochi che facciamo tutti, no? Magari, ecco, ma io ne potrei raccontare mille di queste cose. Comunque adesso vi chiedo un attimo di pazienza.